Vorrei chiamare sul palco una persona che ho avuto l'onore di conoscere tanti anni fa quando mi aiutò per un lavoro su un altro grande, per la storia siamo noi, su un altro grande piemontese che era il procuratore capo caccia di Torino. E approfitto di questa così, possibilità anche per ricordare che tra poco saranno i 30 anni da questo omicidio particolarmente efferato. Vorrei chiamare il presidente dell'ANPI provinciale di Torino, Diego Novelli. Ma, cari amici e cari compagni, perché penso che qualcuno ci sia ancora. Nel porgervi il saluto dell'ANPI provinciale e regionale, voglio ricordare a tutti noi che a Torino e Piemonte è più che mai vivo un senso di gratitudine nei confronti di tutto il popolo delle regioni meridionali, non solo per il contributo che tanti cittadini del Sud hanno dato alla guerra partigiana, ma di questo specifico aspetto, sotto il profilo storico e politico, ci parlerà il professor Claudio Della Valle, ma per quanto gli italiani del Sud hanno concorso negli anni successivi alla liberazione, al grande sviluppo e alla crescita economica di questa parte d'Italia. Credetemi, in questa mia breve riflessione non c'è nessuna captatio benevolenza. Sono stato un testimone privilegiato da questo punto di vista, avendo iniziato giovanissimo la mia vita di lavoro come giornalista, anzi, preferisco usare la parola cronista di chi riferisce i fatti non per sentito dire, ma perché li ha conosciuti e vissuti in prima persona. Ho assistito sin dai primi anni 50, come ricordava l'assessore Lavolta, all'arrivo alla stazione di Porta Nuova sul binario numero 13. Numero scaramantico, si chiamava il treno del sole, proveniente dal sud, dal quale ogni mattina scendevano centinaia e centinaia di viaggiatori, quasi tutti con la famosa valigia di cartone, in prevalenza contadini, braccianti, pastori, chiamati dalla grande fabbrica a vendere la loro forza lavoro. Erano gli anni del cosiddetto miracolo economico, gli anni del boom, anni che rappresentarono però per questi lavoratori, costretti da una sorta di esito biblico ad abbandonare la loro terra, le loro famiglie, i loro affetti, per vivere una lunga stagione di sacrifici e anche di umiliazioni. Come torinese doc, vabbè, dopo un pugliese, dopo un siciliano che parli anche un torinese, come torinese doc posso permettermi di ricordare che non sempre la Regal Torino fu accogliente nei loro confronti. Quanti castelli ho visto nel mio peregrinare di cronista per la città. Non si affitta ai meridionali. E quando leggo oggi certe cronache relative ad episodi disdicevoli, di intolleranza, diciamo pure di razzismo, non posso dimenticare che il primo movimento antesignano della Lega Nord per la Padania,
caratterizzato con queste connotazioni, è nato proprio in questa città. Si chiamava MARP, Movimento Autonomia Regionale Piemontese. Si trattava però, per fortuna, di una piccola minoranza, certo, perché Torino era la città della classe operaia di gramsciana memoria e della rivoluzione liberale di Piero Gobetti. Negli anni della Guerra Fredda, non solo a livello internazionale, ma anche sul fronte interno, negli anni in cui la repressione di classe si fece più dura nelle fabbriche torinesi, con le discriminazioni, i licenziamenti, i reparti confino, il contributo dei nuovi operai venuti dal sud per resistere e sconfiggere quell'andata reazionaria fu ancora una volta determinante e diede coraggio agli operai torinesi nelle officine per sostenere quella battaglia. La lotta si estese poi nei quartieri della città per rivendicare condizioni di vita diverse, non più soffitte e miserrime mansarde nel centro storico. Voglio ricordare che il primo sciopero generale per la casa in Italia fu proclamato proprio in questa città. Veniva rivendicata un'abitazione degna di questo nome per poter innanzitutto riunire le proprie famiglie rimaste lontane per tanto tempo. Quelle lotte degli anni 50 e 60 ebbero un preciso riferimento alla resistenza. Questo legame era rappresentato dalla ferma difesa della Costituzione della nostra Repubblica, nata proprio dalla resistenza. In questo momento difficile, non nascondiamocelo, per il nostro Paese non possiamo smarrire la memoria. Nord e Sud si devono ritrovare uniti per cambiare quest'Italia, come dicono i tanti giovani protagonisti della nuova stagione dell'AMPI: quest'Italia così com'è non ci piace. In questo spirito rivolgo a tutti gli amici e le amiche giunte dalle regioni meridionali il più fraterno benvenuto a Torino, a nome dei vecchi e dei nuovi partigiani della libertà. Grazie, Presidente.